Cercare la verità può nascondere parecchi rischi, però devo correrli se voglio che non ci siano più segreti nella mia vita. E se trovo qualcosa che non mi piace o mi ferisce, devo essere in grado di incassare il colpo senza lamentarmi o versare lacrime, sapendo che ogni delusione mi aiuterà a crescere. Manuel, Luna è andata via da poco. Hai sentito quella storia dei bagni? Io non ci posso credere. Qui c'è tutto. Che cosa? La divina. Che? Mia ha un amore impossibile. No. Sì? Ma chi te l'ha detto? È scritto qui. E dai, racconta. Sì, siediti, ascolta. Quando l'ho visto arrivare al collegio, ricordo che le gambe mi tremavano. 2 minuti e tutte le ragazze della scuola gli morivano dietro. Senti, ma c'è la data di quando è arrivato? No. Ascolta, non è finita. Si nota che è una persona di polso, che è forte. Anche se più di tutto è il suo sguardo ad attrarmi, per la calma che mi sa trasmettere. Mamma, che sdolcinata! Già. C'è dell'altro, aspetta. Il fatto che sia moro e molto dolce mi fa sciogliere. Oggi mi ha anche rimproverata, eppure io non ero infuriata, ma felice. Sentito, eh? Sentito cosa? Continua a leggere. Scusa, ma non capisci? È ovvio. Cosa? Mia si è innamorata di Blas. Che stai dicendo? Come sarebbe innamorata di Blas? Sai che le ragazze non fanno altro che scrivere. Lei scrive canzoni, aspetta un paio di giorni e ne tirerà fuori una che dirà più o meno le stesse cose. Di Blas, non vedi? Coincide tutto, i capelli scuri e... è un polso. La sai che mi preoccupa? Sai che mi preoccupa? Mi preoccupi tu? Ma che senso ha andare ad aprire il suo diario? Aspetta, non è un diario, è un quaderno con qualche appunto. Ma c'era il lucchetto, è lo stesso. Ascolta... Si può sapere che cosa ti prende? Perché Mia ti interessa tanto? È per questo che ho deciso di venire qui, ok? Devo informarmi il più possibile su tutti i Colucci, specialmente Mia. È solo per questo. Non sarà che ti sei preso la cotta del secolo per lei? Ma no, Nico, no, per favore, che stai dicendo? No, no! L'unica ragazza che mi piace davvero è Julieta, perché è la mia fidanzata e con lei mi trovo bene. Che vuoi che mi importi, Mia? Sei impazzito, certo. Non mi dice nulla. Dai! Mi hai fatto perdere la testa. Ciao. Non dovevi, Pablo, grazie. Senti, perdonami per la mia impazienza. Non ce la facevo ad aspettare che arrivassi. No, perché mai dovrei perdonarti? A me fa sempre piacere se mi chiami. Sul serio? Certo. Bene, perché prima ero a casa da sola e sentivo che mi mancavi. Capita anche a me, credimi. Tu non sai, ma prima ero con degli amici e non facevo altro che parlare di te. Davvero? Sì. Ti va di fermarti? Se potessi mi fermerei qui da te tutta la vita. È vero quello che dicono i palloncini? Sì, i palloncini non mentono. Visto che Bocconcino, me la sposerei oggi stesso. Sì, ti piacerebbe, non ti guarda neppure. Cosa dici? Se Paola sta con Pablo, perché Lulu non potrebbe innamorarsi perdutamente di me? No, perché sei un bambino per lei e perché lei è una professoressa e tu un allievo, chiaro? Beh, a me non importa, sono stufo delle ragazzine. Ricordati cos'è successo con Mia. Perché mette il dito nella piaga? Ti diverti a vedermi soffrire? Dimenticati di Mia. Cercatene una più grande. Che gambe, guarda. Piano! No. Salve. Ma mi spiegate cosa ci fate qui? Niente, però non pensavamo di vederla nel fine settimana. Io stavo scegliendo delle musiche. Voi invece, cosa ci fate qua? L'abbiamo vista e siamo entrati perché vogliamo parlare. Sì, parlarne. E di che? Dunoff ci ha detto che non insegnerà più qui, è la verità? Sì, è la verità. Ve l'avrei detto io stessa lunedì. No! No, per favore, dimmi che uno scherzo, ti supplico! Ma che gli prende? Alla fine, come faremo? Vede, è molto sensibile, poverino. No, no! Su, dai, calmati. Ok, ciao. No, no. Tu non te ne andrai di qua finché non mi racconterai tutto. Ti ho già raccontato tutto, Mia, non Peter, insistere. Voltati. Dai, voltati. Avanti, girati, muoviti. Mia. Così. Allora, eri arrivato al punto in cui mio padre si stava per sposare con Mercedes. E poi? Avevano già mandato le partecipazioni e tutto il resto? Non ancora, ma quasi. Ho capito, siediti. Bene. Senti, avevano comprato un appartamento, avevano preso i mobili e anche i biglietti aerei per New York per la luna di miele. E come mai alla fine ha scelto mia madre? È stato il classico colpo di fulmine. Come si sono conosciuti? A una sfilata. Era una top model o una stilista? Mm-mm, no. No, e che cosa faceva?
Non mi ricordo. Peter, tu ti ricordi tutto, meno quello che è importante. Beh, ecco, come tu mi dici sempre, io sono un po' anzianotto e ogni tanto dimentico qualche cosa. Sì, certo, tutto a un tratto dimentichi le cose, ma solo quando ti conviene, no? Non importa, va avanti, racconta dopo cosa è successo. Dopo? Dopo tuo padre si innamorò perdutamente, non poteva più fare a meno di lei. Ah, che carino! Continua, dai, dimmi tutto, raccontami i dettagli. Dimmi di quando Mercedes si accorse che lui stava... che mio padre si stava vedendo con mia madre, che bello! Ah, come avrei voluto esserci anch'io in quel momento, l'avrei ammazzata! Mercedes soffrì molto, ma anche tuo padre. Perché anche mio padre? Beh, perché tutta la famiglia gli voltò le spalle. Perché non andava bene la mamma? Non lo so, però il fatto è che lei veniva da un altro ambiente. E quale? Era di un altro ambiente, punto e basta. Però era la donna più buona, la più graziosa e la più affascinante che abbia conosciuto in tutta la mia vita. E adesso basta, fine dell'interrogatorio, ho un sacco di cose da fare. No, Peter, non ti lascio andare via. Torna a sedere e raccontami il resto. Mia? Non ho altro da raccontare, mi spiace molto. Sai che c'è? Da piccola pensavo che quando saresti diventato vecchio ti avrei dato la mia splendida suite. Ma visto che sei un traditore, finirai in un ospizio, chiaro? Così impari. Vattene. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. Cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. If I will get you 10 old Mac keys back in town. You by Louis Miller. He spends just like a saint. Could it be our boy? Put another nickel in the machine. Feeling so bad, won't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Bevi una bella tazza di tè caldo, vedrai che ti farà bene. Grazie, prof. Chiamami Lulu. Ti senti più tranquillo ora? Sì, sì, grazie. Perfetto, non mi dici che ti succede. Lulu,
Io mi sento molto solo. E che non ho amici e la mia famiglia quasi mi ignora. A volte sembra che nessuno mi veda. Io ti vedo, invece. Per questo sono dispiaciuto. Nelle sue lezioni mi ero ritagliato uno spazio. Gli altri mi stimavano, ero felice. E ora... io ho sempre avuto tutto, però non so cosa sia una vita affettiva. Beh, a volte le cose sono leggermente diverse da come sembrano. Io sono convinta che la tua famiglia ti dimostra affetto, però in modo diverso. No, mia madre non l'ha mai fatto. Non mi ha mai abbracciato. Immagini che cosa vuol dire non conoscere questa sensazione? Sediamoci. Senti, Claudia, volevo dirti che è molto probabile che quell'affare redditizio, quegli introiti extra, siano terminati già. Lo zio di Joaquin anche ha anche detto che è impossibile che io continui a fare parte della fondazione. Tu non puoi fare niente per tenere separate le cose e salvare il salvabile. E che vuoi che faccia? Parlaci tu con quel branco di avvolto, io esplodo. Non prendertela in questo modo. Non capisco, che cosa preferisci? Che tua figlia smetta di soffrire con un disgraziato simile o avere la possibilità di comprarti tutto quello che vuoi? Chiaramente Pilar viene prima di tutto il resto, però per una volta che le cose si stavano mettendo bene per noi due... Sì, hai ragione, è un vero peccato, però... quel ragazzo deve andarsene dalla nostra scuola. E se poi qualcuno protesterà, mi dispiace, ma è mio dovere punirlo. Mi chiedo se la tua reazione non sia quella di un padre arrabbiato e possessivo più che del responsabile del corpo docenti. E alla fine si ritorna sempre lì, vedi? Ma non ha fatto niente di grave, sono ragazzi, andiamo. A quell'età corrono dietro a tutte, o no? Guarda, non riesco a credere alle mie orecchie, non ci posso credere. Senti, visto che non fai altro che pensare ai soldi e che sei così attaccata al denaro, perché non ti viene mai in mente di lavorare, per esempio? Ora non cambiare argomento. Basta, io vado a prendere Pilar. Allora, la prima cosa da fare è chiara. Aspetteremo una mossa della loggia, no? Bravo, Marco, sei dimostrato di avere fegato da vendere. Sì, sei stato grande. Non è vero? Sì. A che pensi? Marcos, secondo me stai correndo dei rischi eccessivi. Io ti avevo detto di avvicinarti a Rodrigo, non di chiedergli di entrare nella loggia. Sì, Emanuele ha ragione. Ciao, Marcos. Ciao. Tutto a posto? Sì. Chi è? Guardate, mi ha dato questo. Che dice? Ti aspettiamo nel cortile vicino ai campi da tennis. Quindi quel tizio era uno di certo, loro. Certo, muoviamoci. Aspetta. Dice, vieni da solo. Non se ne parla, non devi rischiare. Infatti, scherziamo, Marcos, non è un problema tuo. No, non devi andare. Non Basta. Sei un borsista, ricordatelo. No, no, io lo voglio fare. Davvero, lo farò. Voglio farlo per Maritza. Mia, sei ancora arrabbiata con me? Ti ho aspettata tutto il giorno come una scema. Ero con Augusto, non sono riuscita a liberarmi. No, la verità è che non volevi. No, dopo ho chiesto alla mamma, ma lei non mi ha lasciata uscire di casa perché ha detto che era tardi. Te lo chiedo per favore, perdonami, non essere arrabbiata con me, Mia. Che ti ha detto tuo padre? Niente, non hai il coraggio di affrontarmi. Non si è neanche degnato di venire in camera mia a parlare. E non ti ha detto niente del viaggio? No, no, perché sicuramente starà aspettando un momento speciale. Sì, però guarda qua, io ho già preparato tutto. Hai visto? Quello che vedi sul letto verrà con me a New York. Ti giuro che sono felice di vederti così contenta. Grazie, perché in questi giorni ho un mare di problemi. E vedrai che cambiare aria mi aiuterà a distrarmi. Ma che problemi hai? Un po' di cose, cose che io... Ma sì, persone che io non ho tanta voglia di vedere, no? Invece, restando qui, le incontro ovunque. Ma io non voglio pensare a queste persone. È Vico? Ascoltami, sono anni che siete amiche e tu ti senti tradita, è normale. Sì, sì, certo, è Vico. Ma vuoi sapere quale sarà la cosa più divertente di tutte? Che Mercedes si accorgerà chi è la donna più importante nella vita di Franco Corucci. Sapessi quanto mi piacerebbe essere lì quando glielo dirà. Sai che ho scoperto chi era l'uomo che l'aveva piantata? Chi? Mio padre. Questa poi? Sì, sì, è stato mio padre in persona a dirmelo. E poi io ho spremuto a regola d'arte il mio amico Peter che mi ha detto tutto. E che aspetta a raccontarmelo?
Bene, ascolta. In realtà non mi ha detto tutto e questo l'ho capito perché non mi ha detto che cosa faceva mia madre. E tu come farai a scoprirlo? Semplice. Tu mi darai una mano, vero? Lo seguiremo mantenendoci a distanza, solamente per vedere che succede. Marcos non dovrà accorgersi di nulla, chiaro? Non se ne accorgerà. Non deve vederci. No, non ci vedrà. Ciao. Ciao, ehi, ma che cavolo fai? Questo è per te. Oh, grazie, Nico. Sono tornato prima perché speravo di vederti. Anch'io ci speravo. Mm-hmm. Io vado. Sai, no, vai, tu resta pure qui. Tanto posso cavarmela da solo, davvero, ciao. Quale scusa hai trovato per venire al collegio? Ho detto loro che dovevo studiare, non l'hanno presa molto bene, ma pazienza. E oggi al locale non vai? No, ci va Maurizio. Non esci con Tatiana? Le ho detto che l'avrei chiamata e che dovevo studiare, quindi... Quanto mi sei mancato! Anche tu, da morire. Non riesco ancora a credere che mi abbia detto di sì. Anch'io non ci posso credere. La smetti con questo spogliarello, non sei il mio tipo. Quante volte te lo devo dire? Per favore non cominciare, eh? Pablo è stato chiaro. Quando devi uscire con una ragazza puoi aprire l'armadio e prendere tutto quello certo, che ti serve. Certo, tutto quello che ti serve. Sì. Hai ragione. Sai che ti dico? Questa volta non sarà l'unico ad aver qualcosa da raccontare. Io invece racconterò di come morirò dalla noia questa sera. Vuoi piantarla? Devo essere perfetto, capisci? Signor perfetto, sì. Sembrerai un perfetto cretino se non ti metti due scarpe uguali. Ah, non capisco più niente. Che vuoi che ti dica? Non posso credere che Lulu uscirà con me, ma ti rendi conto? Ascoltami, per favore. Che c'è? Come hai fatto a conquistarla, dimmi? Ah, è l'arte della seduzione, bello. Però senti, quando torno ti dico come si fa, ok? Perdonami, ti ho spaventata. No, figurati, ci vuole ben altro. Tieni, ti posso fare una domanda? Certo, dimmi. Che facevi con Thomas? Niente, è solo un allievo che ha qualche problema. Cercava qualcuno per sfogarsi. Fra le tue braccia sembrava che stesse meglio. Quel ragazzo sta male, anzi è distrutto. Non ha amici. La famiglia continua a ignorarlo. Sei sicura? Sì, assolutamente. Di amici deve averne, perché esce spesso, mi sembra. No, si vede con dei compagni di scuola, ma non ha un vero amico. Fossi in te non prenderei tutto per oro colato. Perché dici così? Perché mi sembra chiaro che ci sta provando. Me ne sarei accorta. Io proprio non capisco. Prima mi dici di socializzare con gli allievi e quando lo faccio ti metti a criticarmi. Così è un po' esagerato, no? No, non è esagerato, non l'è per niente. Perché finisce sempre che discutiamo tu e io? Non so, prova a chiedertelo. Non sarà perché sei arrogante e credi sempre di sapere tutto? Si vede che non mi conosci bene. Prendiamoci un bel caffè e parliamone, così la facciamo finita. No, non è possibile. Mi sono già organizzata. Vado a fare due passi con Thomas. Prego? Sì, che male c'è? Si sente solo. Lulu, andiamo? Sì, arrivo. Perdonami, se qualcuno ti vedesse uscire con un ragazzo del collegio, potresti avere dei problemi. Io non esco affatto con un ragazzo del collegio. Cerco solo di essergli d'aiuto. Non penso si accontenterà di avere un aiuto da te. Non posso credere che tu abbia una mente così limitata. Perché hai voluto che restassi nel fine settimana? Perché vorrei che parlassimo, vorrei riuscire a parlare, a chiacchierare noi due da soli, senza tua madre. Non mi dire che hai di nuovo litigato con mamma? No, per carità, no, no, è solo che voglio parlare un po' con te. Che cosa ho fatto ora? Niente. Però dici sempre che io ti trascuro, che non sono presente nella tua vita, bene, allora io adesso ti dimostrerò tutto il contrario. Non ti seguo. Ho parlato con lo zio di Joaquin e gli ho detto che d'ora in poi suo nipote è fuori dal collegio. No. Sì, 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 sì. Nessuno deve prendere in giro mia figlia, eh? E Vico farà la sua stessa fine. Quei due sono uno peggio dell'altro. Non dirai sul serio, vero? Ma che domande fai? Certo che dico sul serio. Papà, ti prego, non vorrai farmi questo. Come questo? Io non capisco. Insomma, andiamo, credo che dovresti ringraziarmi. Quei due si sono comportati male con te. Diranno che li hai cacciati per causa mia e vedrai che alla fine mi eviterà tutto il collegio.
certo che per riuscire a capire una come te ci vorrebbe uno psicologo. Credevo che mi avresti ringraziato per questo. No, papà, per favore, non devi farlo. Ma l'ho già fatto, ormai la decisione è presa, solamente che volevo informarti e basta. E poi quel ragazzo mi piace sempre meno. Però prima ti piaceva. Prima mi piaceva. Ma adesso c'è qualcosa in lui che non so, che non mi convince. Perché non ti decidi? Sei adulto, dovresti essere un po' più coerente. Trovate qualcosa? No, altrimenti te l'avrei detto. Avanti, vai a farmi da palo, muoviti! Scusa, ma non serve a niente. Peter sta dormendo e io mi annoio là fuori. Tuo padre non è ancora tornato. Com'è possibile che papà non abbia niente della mamma? Sono passati molti anni, Mia. Che cosa c'entra? Ho messo sotto sopra lo studio, ma non è servito. Non capisco perché non ci sia neanche una lettera, niente. Lo trovo davvero inspiegabile. E se tenesse tutto in cassaforte, è possibile? Può essere. Già che ci sei, guarda la data dei biglietti, così organizziamo una festa prima che partiate. Sì, hai ragione. Credo che siano qui. L'altra volta li avevo visti sulla scrivania. Niente, non so, si vede che se li ha portati via. Devo parlare con Mia. Sì, prima lo fai meglio è. C'è tuo padre, che facciamo? Feli. Allora, qualche novità? Se ne sta là seduto da un sacco di tempo. Ha parlato con un tipo, però quello se n'è andato e lui resta lì. C'è qualcosa di strano, non riesco a capire. Ma non gli sarà successo qualcosa? Non so, so solo che adesso vado a vedere che gli prende. Aspetta, ma se vai lì capiranno chi è. Pazienza, al limite faccio finta di litigare con Marcos. Non so, devo sapere che succede. Sta molto attento, Manuele. Sì. Ehi, ma che ti prende? Scusa, perdonami amico, è che ti ho confuso con il... Ma dove è andato? Di chi parli, bello? Del ragazzo che era qua, quel giubbotto ce l'aveva lui, dov'è finito? Qui non c'era nessun ragazzo. Sei sordo, ti ho detto che qui tuo amico non c'è. Ora ascolta, questo giubbotto non è tuo, dov'è finito il ragazzo che lo indossava? È mio, ti dico, e vedi di piantarla. Se non la smetti ti spacco la faccia. Che cosa credi, di farmi paura forse? Dimmi la verità. Metti giù le mani, lasciami andare. Non è tuo, smettila, è di Marcos, dov'è finito lui? Ascoltami bene, amico, non so chi sia questo Marcos. Per questa volta passi, ma la prossima te la farò pagare. Chiaro? Che bello vederti, Feli, non sapevo che fossi qui. Che facevate? Due chiacchiere. E tu? Con la tua amichetta? Che bello, è già venuta a vivere con te. Non hai perso tempo. Mia, non essere maleducata. E tu abbi un po' più di rispetto. Mia, per favore. Non immischiarti. Che ti prende, papà? Sono via tutta la settimana e quando vengo a casa tu ci porti gli estranei. Ti sembra Mercedes giusto? Mercedes non è un'estranea e abbassa per la voce. Per favore, Mia, non è il caso di essere nemica. Non puoi essere tu a deciderlo. No, ci mancherebbe altro, però pensa un po' a questo. Insieme ci siamo divertite, non credi? Possiamo continuare così, eh? Le mie amiche non mi hanno mai mentito per avvicinarsi a me. È vero, ti ho mentito. Però l'ho fatto per una buona ragione. E tra l'altro ci ha aiutato a capire che abbiamo un milione di cose questo in comune. È vero. Vuoi stare zitta, grazie. Sentito? Un'amica vede come stanno davvero le cose. Cosa vi prende? Siete tutti schierati contro di me. E tu non vedi che fa solo finta di essere innamorata per intrappolare mio padre? Sei cieca! Mia, Mercedes non deve fingere un bel niente. È la mia donna, che ti piaccia o no. Andiamo in camera. Che volete? Che volete? Parlate! Dopo le frottole che mi avete raccontato e dopo avermi fatto passare per un idiota, ci dispiace molto e ti abbiamo già chiesto scusa tutti e due. Non puoi perdonarci? Andiamo in soggiorno. Non vedo l'ora di fare quel viaggio con mio padre. Non vedi come lo sta usando? Ed è sempre più sfacciata. Chissà dove pensa di arrivare. Prova un po' tu a usare lei. Io? Come può tornarmi utile per rifare il letto? No, però lei di sicuro conosceva la tua mamma e potresti chiederle che lavoro faceva. Feli.
Sei un vero genio. Si vede che sei innamorata. Ti aiuta a pensare. Grazie. Complimenti, meriti un premio. Un premio. Ti voglio bene. Io spero che questa ricetta funzioni, perché... Sì, ora vedrai. Ma non mi hai ancora risposto. Ah, non mi sono mai innamorato, che curiosa. Dai, non prendermi in giro. Avrai un sacco di ragazze che ti muoiono dietro. Ne ho avute tante, è vero, però non c'è mai stato niente di importante. È che spesso con la testa sembri un po' lontano, come se pensassi a qualcuno. Beh, vedi, c'è una ragazza del collegio con cui potrebbe esserci stato qualcosa, però adesso non è qui, quindi... Ti manca tanto? Non saprei. In realtà, non so se sono innamorato o se mi piacerebbe essere come lei. E com'è? Beh, è una matta. Se ne frega di tutto, di tutto. Una ribelle? Esattamente. Vedessi che grinta. Non immagini come affronta il mio vecchio, eh? È davvero incredibile, come uno qualsiasi. Deve essere per questo che l'ammiro, sai? È impossibile relazionarsi con lei in un'altra maniera. Lei è... sì, è svitata. E hai molti problemi con tuo padre? Sì. Già. Deve essere difficile avere a che fare con un uomo come lui. Ma come? Mi hai detto che non lo conoscevi. No, infatti non lo conosco. Però è un politico molto famoso e nessuno oserebbe sfidarlo. Sì, la verità è che nessuno lo conosce. ¿No pensaste, Pablo, que capaz no pudiste debutar sexualmente por esa relación complicada que tenés con tu papá? No, él no lo sabe. Se llega a enterar que yo soy virgen y me mata. Lo que pasa es que él cree que yo soy el gran macho de América, como él. Pero bueno. Debe ser muy difícil lasciarsi andare ai sentimenti e alla passione con un peso così grande che ti opprime. Io non ci riuscirei. Sei in gamba. Non c'è nessuno che mi capisce al volo come te. Neanche fra i miei amici. Come fai? Non so. Deve essere perché nessuno mi è mai interessato tanto come te. Questi sono per te. Grazie. Si sta divertendo con me, non è vero? Non sono qui per divertirmi. Ah, no? No, vedi, come docente è anche mio dovere capire cosa turba un mio allievo, i suoi problemi, le preoccupazioni. I suoi gusti? Sì, quello che gli piace. Per esempio, ti piace la pittura? Da impazzire! Bene. Negli ultimi anni non mi sono perso una mostra. Ah. Andare al museo è una cosa che mi rende felice. Visto? Hai trovato la soluzione. Cioè? Inviti i tuoi amici... Li porti con te e mentre loro imparano, tu ti diverti. Che ne pensi? Però lei dimentica che non ho nessun amico. Io preferirei che ci andassimo noi due. È di questo che ho bisogno. Io invece ho bisogno di sedermi perché ho male ai piedi. Sono due ore che cammino, vi stavo cercando. Ho come capito, va? Tutto ma sì, okay? Lei resti pure seduto. Noi due ora ce ne andiamo. Salve. Aspettate, arrivo. Aia. Facciamo una passeggiata. È bello venire al parco, vero? Ciao, come va, chimica? Alla grande. Quello che mi hai detto sulla tavola periodica e gli elementi mi ha risolto un mucchio di problemi. Vuoi che passiamo a matematica? No, fa pure quello, davvero. Bene. Lo sai che mi piace stare con te? Sapessi a me... Anche studiare mi pesa di meno. E che pensi? Ti posso chiedere una cosa? Sì. Vedi, il ragazzo di ieri... Ma... Mattias. Fra voi c'è qualcosa? No, niente, davvero. Sul serio? Sì, sul serio. Non gli hai dato il tuo numero? Ovvio che no. Non gli ho dato il numero. Meno male. Luna, telefono per te. È Mattias. Ah.
sono un idiota, sono un idiota. Io dovevo soltanto fare una cosa, sorvegliarlo, e l'ho perso. L'ho perso, mi è scappato e non so come. Non è colpa tua, l'unica cosa che possiamo fare adesso è aspettare. Fai che non sia successo niente a Marcos, perché non me lo potrei perdonare. Ma ti rendi conto di aver commesso una follia? Lo capisci che quelle persone non scherzano? Sì, lo so, lo so. Devi essere molto più prudente, Manuela. Qui c'è in gioco la tua vita. Che pensavo che bastasse controllarlo. Che gli sarà successo? Devo fare qualcosa, devo trovarlo. Hai ragione, ma adesso siediti. Calmati, quei delinquenti sono capaci di tutto. Credi che se loro scopriranno Marcos, lui sarà in pericolo. In pericolo di vita. Sì. Non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Non deve succedergli niente. E questo? È meglio, sì. È bello. Mi piace stare qui con te. Mi fa sentire bene. Il punto è che quando stai male, solamente un'amica ti può salvare. O un ragazzo. Che cosa ti ha detto Augusto alla fine quando ha saputo che saresti venuta da me? Niente. Come niente? Non gli dispiaceva? No, non credo. Tu cosa hai detto a Mercedes? Che venisse da me, così avrei parlato un minuto con lei. Quindi fra poco sarà qui? Chissà. Hai visto? Sì, avanti. Permesso. Mia, tuo padre deve fare alcune telefonate, così pensavo che se ti va potremmo parlare. Io vado a prenderne ancora perché è squisita. Grazie. Di niente. Bene, adesso siamo sole. Se credi, puoi insultarmi e dirmi tutto quello che vuoi. Beh, primo, non è nel mio stile. Uh-huh. E secondo, sarei crudele perché in realtà mi fai molta pena. Ah, sì? E perché? Perché? Perché sì, se a me capitasse una cosa simile a quella che è successa a te, andrei a rinchiudermi in un convento. È orribile essere piantate davanti all'altare, vero? Beh, vedi, queste sono cose che si superano con il tempo e alla fine ti dimostrano com'è strana la vita, no? Adesso tuo padre e io siamo di nuovo insieme. Sì, non dimentichiamoci il perché. Ora hai campo libero, la tua rivale è morta. È anche possibile che i tuoi oggi fossero già separati. Non possiamo saperlo. Non credo. Quello che li univa era un amore eterno. Sei tenera se credi nell'amore eterno. Certo, alla tua età è normale, fai bene. Ma crescendo ti renderai conto che le cose non stanno così. I tuoi avevano poco in comune. Io credo che non sarebbero rimasti più di un anno insieme. Ti stai sbagliando. Davvero sei fuori strada? No, tesoro. Sì, invece loro erano meravigliosi. Erano importanti. Erano famosi. No. Quella che si sbaglia sei tu, amore mio. Non credo che tu ne sappia molto più di me. Ah, sì. Evidentemente tu di tua madre non sai un granché, vero? So tutto. Allora dimmi, lo sai da dove veniva e cosa faceva quando conobbe tuo padre? Certo, certo che sì, ma che domande fai? Sappi che non ti credo. Se tu volessi, io potrei dirti moltissime cose su tua madre. Però è evidente che non sei preparata. Preparata per cosa? Per conoscere la cruda verità. Puoi dirmi quello che vuoi. Bene, vieni a sederti, Mia. No, resto in piedi. Ti conviene fare come ti dico, siediti. Ti ho detto che resto in piedi. Ok. Tua madre veniva da un ambiente poverissimo. Cosa? Sì. Si drogava, beveva e frequentava persone poco raccomandabili. A ver, come dirtelo suavemente? Tu mamma era una cualquiera. No, no, no. No, mi mamma non era una cualquiera, è mentira, non è vera. Lo sento molto, però è così. Non hai provato a pensare perché tuo padre non ti parla mai di lei? Vattene! Mi spiace che tu soffri in questo modo. Ma soltanto guardando in faccia la cruda verità imparerai a crescere. Bene, bene, ciao. Cosa c'è? Sei una bugiarda. Mi hai detto che non aveva il tuo telefono e ti ha chiamata. Ma non gli ho dato io il numero e poi non trattarmi così, io non ti ho mai mentito. Forse tu non puoi dire lo stesso. Mi stai rimproverando per caso? No, però devi credermi se ti dico che non gli ho dato il telefono, è così. E allora chi glielo ha dato? E che ne so, a me lo chiedi. Certo che ci hai parlato parecchio, eh. Non gliel'hai dato tu, ma che diceva? Va bene, basta così, che cosa intendi dire?
che non mi sento sicuro. C'è qualcosa fra voi. Che cosa? Ciao, amore mio. Finito di studiare? Sì. Sì? Facciamo due passi e beviamo qualcosa. Che bella idea. Vero? Luna, che dici? Vieni con noi? No, grazie. Andiamo. Perché vorresti unirti alla confraterna? Perché mio fratello era uno di voi e me ne ha parlato. Cosa vuoi fare? Io voglio ripulire il collegio dei borsisti. Sei stato seguito da quel tizio messicano. Si può sapere perché? Non lo so perché. No, però può essere un pericolo, eh. Io ho chiesto che mi mettessero in camera con lui per controllarlo da vicino. Io l'odio. Cosa credi? Che chiunque possa entrare a far parte della loggia? Non c'è posto per le femminucce. E nemmeno per gli spioni. Perché di colpo tanto interesse? Questo non è né un sì né un no. Per poter essere ammesso devi prima superare diverse prove. Marcos, attento, non ti perderò d'occhio. Abbiamo deciso di invitarti alla riunione di benvenuto. Da questo momento ti sorveglieremo e se sgarri rimpiangerai di essere nato. Per il tuo bene, sarà meglio che non scopra che sei un lurido traditore, ok? Perché altrimenti andrai a fare compagnia a tuo fratello molto prima di quello che pensi. Non puoi tenerti questo peso, parlane con tuo padre. Ma che serve? Adesso capisco perché non mi ha mai detto niente. Non riesco a credere di essere figlia di una donna simile. Ma sei anche figlia di tuo padre, che è un signore, un imprenditore, una persona intelligente, Mia. Sì, ma cosa c'entra? Sono morta dentro. Meno male che ci sei tu, Feli. Senti, mi prometti che non lo dirai mai a nessuno? Resterà fra me e te, te lo prometto. Ragazzi, vi cercano. Sì. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ciao. Ho interrotto qualcosa? No. No, va tutto bene. Che ci fai qui? Hai detto che non uscivi perché dovevi stare con un'amica. Sì, infatti sei venuto a prendermi. No, pensavo che avresti gradito la mia compagnia. Perché do fastidio? No. No, però se potresti annoiarti. No. Io adoro tutto quello che piace alla mia Feli. Ma io quel gioco lo butterei. Perdonami per essere stato debole. Vorrei dimostrarti che sono pentito. Scusami. È che per un attimo ho perso la testa. Te lo giuro, l'unica ragazza che voglio sei tu. Joaquin, ti prego, non ricominciare, non ci casco. Non mi fido più di te. Mi hai fatto stare molto male. Però anch'io sto male. Perché ti cacciano dal collegio? No, perché starò lontano da te. Però ti posso giurare che troverò il modo di vederti ancora. Sai, Pilar, da questa storia ho imparato molto. Che cosa? Che uno apprezza quello che ha solo quando lo perde. Come ho potuto prendermi una cotta per quell'arpia, che stupido. Non sei l'unico a essersi sbagliato su Vico. Credevo che fosse un'amica. Invece mi ha pugnalato alle spalle. Riuscirei mai a perdonarmi per quello che ho fatto? Non lo so. Aspetta. Per favore, piccola, scusami. Ti giuro che non ti ingannerò mai più, davvero. Sarò la persona più fedele al mondo. Dammi un'opportunità. Ok, va bene. Però sia chiaro che questa è l'ultima. Grazie, amore mio. Ti giuro che mi comporterò bene, credimi. Eri serio quando dicevi che anche se ti cacceranno dal collegio verrai a trovarmi? Sì. Se non mi manderanno davvero a studiare dai preti, verrò e come. Ma come? Cosa stai dicendo? Mio zio avrebbe intenzione di iscrivermi a un collegio cattolico molto più rigido. E non so se mi lasceranno uscire, forse solo una domenica pomeriggio. No, un attimo, così non ti vedrò più, non voglio che tu ci vada. D'accordo, ma non posso farci niente. L'unica persona che potrebbe fare qualcosa sei tu. Però non mi merito un aiuto da te. Ma no, che cosa posso fare io?
Potresti parlare con tuo padre e dirgli di non cacciarmi. Prego. Allora, Thomas, ti sei divertito? Mi è piaciuto tantissimo, sì. Con lei mi sento rinascere. Addirittura. Ah, sei molto gentile. Senta, la prossima volta andiamo al museo o in giro per la città? Io non la conosco. Ma non mi dire, esistono i taxi, i pullman, i tuoi non ti ci hanno mai portato? No, oppure andiamo al planetario, che ne dici? Che ci penserò, adesso però vai, d'accordo? Come vuole, grazie di tutto. Ciao. Ciao, ci vediamo. Planetario. Molto bene, eh? I miei complimenti. Hai recitato benissimo la parte del guardaboschi. Guardaboschi? Cercavo di aiutarti. Aiutarmi? Quando capirai che non ho bisogno di essere aiutato? Se Dunov ti vede uscire con un allievo, con la mentalità che si ritrova, sai cosa penserà? Sono stanca di essere considerata una nullità. Sai che c'è? Thomas mi dimostra affetto, però lo fa perché mi rispetta come docente. Ti sta intorno perché è attratto da te come donna. Io lo capisco, ci mancherebbe, ma è evidente che è innamorato. Ma me ne sarei accorta. Tu pensi che io sia un imbecille? No, però sei molto ingenua. I ragazzi sono pazzi di te, non stare al loro gioco. Non sarà che non sopporti il fatto che leghino molto più con me che con te? Ma no, no. Anzi, sono contento di vedere che i rapporti sono migliorati. D'accordo, allora se sto svolgendo così bene il mio lavoro, perché non me lo lasci fare in pace? Senti, non ti arrabbiare. Sai perché ti tratto così male? Perché? Perché non ti sopporto. Quindi fammi il favore, non parlarmi e stammi lontano. Ok. Prima di accettare un nuovo membro nella loggia, vogliono essere sicuri. Non ti hanno picchiato, vero? No, non ti hanno fatto niente. No, sul giuro. Serio, Manuel, calmati, va tutto non bene. Non posso. Per poco non muoio di paura. Julieta dice che quei tizi sono pericolosi, davvero. Come puoi aprirti? No, non posso, è tardi. Loro mi hanno chiesto di dimostrargli che odio te e tutti i borsisti del collegio. Ma se scoprono che tu stai facendo la spia, sono capaci di qualsiasi cosa, Marcos. No, no, sai cosa dobbiamo fare? Tu devi andare per la tua strada e io per la mia, è facile. Ragazzi, vi cercavo, com'è andata con quelli della loggia? Bene, bene, sono molto diffidenti, però sta andando tutto bene. Non vedo l'ora di raccontarlo a Maritza. No, gliel'ho già detto io per email e guarda, ti manda questa. Che strano però, è la seconda mail che mi manda, ma non c'è l'indirizzo da cui arriva. No, 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 è che lei lo blocca. Suo padre non vuole che le invii un mail perché la distraggono, capisci? Ah, allora dammi l'indirizzo di casa, così le rispondono. No, 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 scordatelo, è super privato. Non vuole che si venga a sapere in giro. D'accordo, ma io come faccio a rispondere? Tu scrivi quello che le vuoi dire, me lo passi e io glielo mando. Ok, va bene. Io vado a leggerla in privato. Sì, va pure. Ciao. Lucan, tutto bene con Maritza, con le sue mail? Sì, tutto bene, alla grande. Che bello, sono contenta che tu sia venuto. Sto sempre bene insieme a te. Sì, bene, ma non è successo niente. Non fare lo stupido. Viviamo questa relazione senza pressioni, ok? Io voglio solo che quando siamo insieme ci divertiamo, va bene? D'accordo, dopo ti chiamo e se riesco a scappare dal collegio vengo da te. D'accordo, ti va? Certo. Ciao. Ciao. Paola? Sono io, Sergio. Sono in auto di fronte al tuo appartamento e ho appena visto uscire Pablo. Ah, lo segui anche. Com'è andata? Bene. Non mi puoi dare una risposta un po' più esplicita, più significativa? Sta tranquillo, Sergio. Tuo figlio ha dimostrato di essere un vero uomo. Lo sapevo che non poteva essere altrimenti. Bene, bene, Paola, sei stata bravissima. Brava. Uno di questi giorni andiamo a festeggiare io e te, d'accordo? Ciao. Non è che voglia intromettermi, signore, ma sono molto preoccupato per Mia. Per favore, Peter, ormai la conosci. Fa la vittima per farmi sentire in colpa. È sempre la solita storia. Scusi se insisto, però da quando ho avuto quella conversazione con la signora Mercedes, Mia sta male sul serio. Chi sta male è Mercedes. So che mia figlia si è divertita a ricordarle che io l'ho abbandonata. Beh, va bene. Se lei la vede così, io me ne vado. No, aspetta, aspetta. Dimmi perché credi che non stia fingendo. Avanti. Perché quando le ho portato un succo, non mi ha bombardato di domande e non ha cercato di scucirmi informazioni. E per quel poco che mi ha detto,
credo che abbiano parlato anche di altro oltre a quello. E di che cosa? Peter? Della signora Marina. Ma certo, perché io ho piantato Mercedes per sposare Marina. No, no, signore. Hanno parlato di altre cose. Ma è possibile che non perdi il vizio di origliare dietro le porte, Peter? Non importa, dimmi quello che sai. No, mi scusi, ma è ingiusto dire che io mi piazzo dietro le porte. E se anche fosse, l'ho fatto perché non potevo vedere così la sua bambina. Ma non è una bambina. Mia non è più una bambina. Ecco, proprio per questo. Se non è una bambina, non è arrivato il momento di dirle tutta la verità su sua madre? Quale verità devi dirmi su mia madre? Se puede decir que queremos estudiar en paz, por favor. Ay, si quieres estudiar en paz, anda al cementerio, no, nene. No, te lo pido, por favor, nosotros nos queremos quedar acá. Pero no me chistes. ¿Qué es eso? Queremos... Pero... Son métodos de relajación, de yoga, para los exámenes. ¿Pero qué es esto? Mira, es el tipo de persona que destruiría sin pensarlo ni dos veces. Pero también es verdad que estoy pendiente de ella todo el tiempo. Eso te pasa porque le tenés miedo a lo que sentís. Largalo. Jugate por esto como te jugaste por tantas otras cosas. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente lo que sentís por ella es odio o es amor. Por los buenos tiempos que vivimos juntos. Joaquín.